Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti alla quinta puntata del nostro ciclo di incontri Italia 2022, promosso, ciclo di incontri promosso da PwC in collaborazione col gruppo GEDI. Come sapete, ogni appuntamento noi analizziamo un tema cruciale per il rilancio del paese, mettendo a confronto le competenze, approfondendo i temi, ascoltando personaggi e mettendoli a confronto con il decisore politico, il governo. Riassunto delle puntate precedenti per seguire per non perdere il filo. Noi siamo partiti qualche settimana fa analizzando le conseguenze della crisi e della guerra. Poi abbiamo analizzato come l'ecosistema Italia impatta sulle imprese e quindi quali sono le strategie delle imprese in virtù dei cambiamenti che ci sono in atto. Poi il tema cruciale delle regole italiane e europee, se quelle che ci sono sufficienti e sono troppe, come bisogna semplificare, quali difformità ci sono tra l'Italia e l'Europa. Poi abbiamo analizzato il tema del digitale e della transizione digitale, che è uno di quei temi che, come dice sempre il nostro partner, che tra un po' vi presenterò, Alessandro Grandinetti, è uno di quelli più trasversali che attraversa un po' tutti i settori. Oggi in verità c'è un tema bellissimo, devo dire, che il tema è l'arte e la cultura. Come attorno all'arte e la cultura si può costruire una strategia di rilancio del paese. Vedete, in qualche puntata fa, Oscar Farinetti, un imprenditore vulcanico, diciamo, e di successo, talentuoso, ci disse, sostanzialmente il Padre Eterno ci ha regalato il bel paese. Tocca a noi fare del bel paese, costruire attorno al bel paese una capacità di impresa. E la bellezza è non solo il paesaggio, ma è anche arte, è anche cultura. E come tutto questo può diventare una strategia e può concorrere appunto al rilancio. Tanti ospiti, non la faccio lunga. Chiuderemo con Dario Franceschini, che verrà a trovarci il ministro appunto della cultura, dei beni e delle attività culturali, ministro della cultura si diceva una volta, e Andrea Toselli, l'amministratore delegato di PwC Italia, ne parlerà anche con noi Francesco Bei, vice direttore di Repubblica. E poi siamo andati a raccogliere anche il contributo di Giancarlo Blanciardo, il presidente dell'Istat, avete seguito sui giornali, quanto è stato rilevante e l'ultimo rapporto dell'Istat e che tipo di paese ha descritto. Ma subito, non la faccio lunga, qui con me. Come sempre, Alessandro Grandinetti, il mio Caronte nell'inferno di tutte le competenze, anche della Buongiorno, cultura, buongiorno, buongiorno a partner tutti. PwC Italia, clients e market leader. Bella puntata oggi, no? Oggi è una puntata affascinante, Ho una detto puntata bene, bellissima. quello ho riassunto con Farinetti, Hai quello è il riassunto cuore, no? bene. Sei Della. sempre un po' prolisso, ma va bene. Comunque hai riassunto bene. Allora, un paio di informazioni di contesto. Allora, quanto vale il patrimonio culturale italiano? Secondo la Ragioneria Generale dello Stato, il valore del patrimonio culturale italiano è superiore ai 900 miliardi. 900 miliardi. Come già sappiamo tutti quanti, noi nel bel paese abbiamo il maggior numero di siti UNESCO al mondo, 58, seguiti dalla Cina. Come hai detto correttamente te, il connubio tra la bellezza attraverso l'arte, attraverso il paesaggio, unita alla nostra creatività e unita alla nostra capacità di fare innovazione, rappresentano un po' alcuni dei tratti identitari del nostro paese. Volevo aggiungere che l'investimento in cultura è anche un investimento valoriale che arricchisce sul piano personale, non solo all'interno di chi lo fa, quindi all'interno dell'azienda che lo promuove, all'interno dell'impresa che lo E promuove, poi ma anche all'esterno, e avremo un contributo meraviglioso su questo. anche parleremo di quello che fa Quindi PwC questo è il anche contesto al quale ci indirizziamo e anche noi siamo un po', come dire, parte del gioco, ci siamo messi in gioco e siamo un po' attori di questa, proprio perché convinti che queste due forme, l'arte e la cultura, siano essenziali e necessarie per aumentare le opportunità che un paese unico come l'Italia Quindi ha e può avere. arte, cultura e impresa. E E noi, impresa. attorno a Noi intrecciamo la queste le tre conversazione parole chiave di attorno a oggi. questi tre E chiavi. come sempre in questo ciclo di incontri, noi abbiamo iniziato con una storia di successo, una storia emblematica, che spiega quello che poi noi Una andremo storia a affascinante, discutere. emotiva, emozionale, cioè tutta l'italianità dentro questa Il storia. protagonista di oggi è Bruno Ceretto e sentite chi è dal nostro video e poi ne parliamo.
Bruno Ceretto, classe 1937, al termine degli studi di ragioneria, entra a far parte dell'azienda vinicola di famiglia dove, insieme al fratello Marcello, rappresenta la terza generazione coinvolta nella produzione viticola e vinicola. Sognatore e creativo, ha definito la struttura strategica commerciale, finanziaria e di marketing alla base dell'avventura imprenditoriale Ceretto, un impegno che ha portato la piccola azienda familiare delle origini allo status di marchio riconosciuto a livello mondiale. Scopo principale della sua attività è sempre stato la valorizzazione del territorio piemontese attraverso varie iniziative promozionali in tutto il mondo a favore del vino e della cucina di Langa. Nel 1998 ha avviato un progetto artistico-culturale promuovendo il restauro di cappelle situate nelle più prestigiose zone vinicole. Nel 2000 è stato costruito il Cubo Ceretto, un modernissimo oggetto architettonico per celebrare il vino Barolo. È grazie a queste iniziative che nel 2001 è stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro dal presidente Carlo Azeglio Ciampi. Nel corso della sua carriera imprenditoriale ha inoltre ricoperto diverse cariche pubbliche: delegato zona Alba Langhe, Accademia Italiana della Cucina, vicepresidente VIDE, Viticoltori Italiani d'Eccellenza fino al 1985, presidente Associazione Italiana Enogastronomica di Qualità fino al 1990, accademico corrispondente Accademia Italiana della Vite e del Vino Siena e assessore alla cultura e all'immagine del Comune di Alba dal 1999 al 2004. Ecco, avete sentito, questa è una storia veramente fantastica, una grande storia italiana, un'esperienza di successo di un uomo che parte da zero, mette su un'impresa e diventa uno dei principali produttori italiani di vino e, come avete visto, poi e quindi parte dal suo territorio e poi intreccia tutto questo con l'arte, con la cultura, con il paesaggio, con la paesaggio, creatività, il restauro, e con l'innovazione. E noi ci siamo andati, come sempre, a sentire questa storia di successo. Sono andati i nostri inviati Giuseppe Colombo della Huffington Post e Luigi Barbetta di Pierre Lurie a farsi raccontare da Ceretto come è iniziata, come è partito da zero. Sentite. Io sono figlio di contadini, quali sono emigrati da Santo Stefano Belbo per la grandine e per la filossera. Sono venuti qui a cercare lavoro, mio padre fa l'autista in un'azienda di vini qua, poi era bravo, è diventato rappresentante, poi il titolare molto vecchio gli ha lasciato l'azienda, gliel'ha venduta. Ed era un'azienda che commerciava in vini sfusi, tamigiani, fusti e tutto. Io quando sono entrato a lavorare qui nel 1956, appena preso il diploma da ragioniere, primi viaggi ho trovato che era un discorso inutile vendere una damigiana di vino 54 litri e portavi a casa 5.000 lire, mentre c'erano già delle aziende, pochissime, perché erano pochissime allora, tre o quattro aziende che vendevano vino in bottiglia, quindi lo stesso vino lo vendevano in bottiglia da 750 grammi, quindi erano 75 bottiglie a 300 lire, quindi c'era da incassare 20.000 piuttosto che di 5.000. Allora ho cercato di convincere mio padre, il quale non accettava questa cosa perché aveva questa mentalità, e la prima volta che ho preso la decisione mi ha fatto che liquidarmi, mi ha licenziato e io ho dovuto cambiare mestiere. L'ho fatto per 3 o 4 mesi, poi mia mamma, le mamme sono indispensabili, mi ha recuperato, ci siamo messi d'accordo e ci siamo messi a imbottigliare. E imbottigliare, dando in giro per il mondo, avevamo l'immagine, soprattutto all'estero, di mediocrità il vino italiano. I miei avversari, i miei competitor erano francesi, loro vendevano già dei prezzi stratosferici. Il rapporto di una grande bottiglia di qualità in Francia e il rapporto di una grande bottiglia qui in Piemonte era allora 1-12, no? E allora ho pensato bene di guadagnarmi e di ridurre questo step che è notevole. E oggi rapporto, dopo 60 e più anni di lavoro, il rapporto è 1-3 e quindi una grande vittoria. Però non mi fermo qui, il discorso che ho fatto ai miei eredi, ecco ragazzi, siamo arrivati a 1-3. Dovete battervi per il posto a tavola, perché il giorno che si siederanno a tavola con i francesi sarà la vittoria. Però
bisogna, per essere a tavola con i francesi, bisogna avere dei grandi vini di qualità, e noi qui abbiamo il Barolo e il Barbaresco, che sono vini importanti, perché gira e rigira scopri poi, perché prima non se ne parlava nessuno, che il Nebbiolo è il vitigno, il miglior vitigno che ci sia, che dà un grande vino, perché fino a 40 anni fa nessuno qui sapeva fare vino, non avevamo neanche le attrezzature. Una grande intensità a questo racconto. Vorrei solamente sottolineare la storia di migrazione, l'emigrazione, il concetto della mamma, della famiglia. Molto italiano. Uno a 12, uno a 3, la chiarezza, la visione e la passione. E l'obiettivo, e combattere l'obiettivo. Per un posto a tavola. Poi sul tema dell'immigrazione torneremo col presidente dell'Istat, perché senza immigrazione probabilmente molti dei settori dell'economia italiana non riuscirebbero ad andare avanti. Benissimo, e così è iniziato. E poi proseguiamo il racconto di questa storia, che è una grande storia di attaccamento al territorio. Quindi noi siamo andati a chiedergli appunto l'importanza del territorio nel fare impresa. Prego. Qui la cosa più importante di questo territorio è la bellezza, il Padre Eterno ci ha favoriti, paesaggi stratosferici. Mi diceva la mia amica Lagorio, che è morta 20 anni fa, quando veniva qui nel cortile, su questo cortile, diceva che guardava queste colline e diceva: ma sai quello che penso? Penso che sono così lavorate così bene dai vigneron, dai contadini, sembra un pennello che l'abbia fatto. E sono molto più curate delle orchidee della regina Elisabetta. E questo è un fatto naturale per noi, perché amiamo il meglio. L'UNESCO penso che sia arrivata non per raccomandazioni, perché qualcuno che fa parte dell'UNESCO è venuto qui su qualche bricco e ha allargato gli occhi e si è reso conto che veramente è un paradiso. Poi se si aggiunge il fatto che qui hanno una grande cultura per il cibo, e i vini abbiamo imparato a farli, non abbiamo imparato, siamo capaci a farlo in assoluto al meglio, cosa vuole di più? Ringraziare il Padre Eterno. Questo paesaggio sembra fatto da un pennello più curato delle orchidee della regina Elisabetta. E questo è quello che dicevamo, no? Esattamente. Il paesaggio ce l'ha il Padre Eterno, poi l'uomo deve... Tra l'impresa e il territorio accomunati dall'esaltazione della bellezza. E lui qui comincia già a far vedere il passaggio in cui dalla parte solo vinicola inizia a mettere insieme anche il cibo. Esatto. E quindi comincia a lavorare sulla filiera. Sulla filiera. È tutto parte di un percorso assolutamente logico e, di nuovo, affascinante. E poi arriveremo all'arte. Quindi proseguiamo il percorso, perché chiaramente siamo andati a chiedergli come ha fatto... Lui ci ha detto che le Langhe, come giusto, sono una zona bellissima, era una zona depressa. Da zona depressa è diventata un'area che attualmente compete di eccellenza anche con la Toscana, per esempio. E quindi noi siamo andati a chiedergli come è avvenuta questa trasformazione. Ascoltiamo. Ripeto sempre il solito discorso, che se voi... scappare dalla fuggire dalla povertà, devi saper far volare il pensiero. No, e quando fai volare il pensiero al mattino ti alzi, ti metti a girare, capisci tante cose. Noi abbiamo avuto la fortuna, io e mio fratello, di comprare molto su questo territorio, ma abbiamo comprato il meglio, ma per comprare il meglio bisognava avere il benestare del parroco, perché è un confessore. La certezza che il postino consegnasse la posta e andasse a chiedere alla moglie che era a casa che lavorare, mentre che il vigneron lavorava in vigna, che ti spiegasse come funzionava anche la famiglia per poter poi comprare il meglio una volta al mese. E quando riesci a raggiungere queste cose, poi io ancora adesso giro di notte nei paesi che amo, per andare a vedere, ci sono delle cose che uno non le nota, andare a vedere qual è, cosa c'è di bello per poterlo recuperare e per farlo diventare, come si dice, appetibile ai turisti, la curiosità. Questo è il motivo. Noi siamo un popolo di curiosi. I Langhetti sono gente straordinaria, grandi, sfidanti, amano il rischio. Infatti qui basta leggere Pavese e Fenoni per capire quante bische giravano qui prima della guerra. Poi dalle bische siamo passate al lavoro, è arrivato la Nutella, è arrivato il Barolo, è arrivato il Tartufo. Dov'è c'è un posto al mondo dove riescono a vendere? Io scherzosamente le chiamo patate a 5.000 euro al chilo. No? Questa è la forza della nostra gente.
Ecco, se uno chiedesse che cos'è lo spirito d'impresa, potrebbe rispondere con questa frase che dice Cevetto: se vuoi fuggire dalla povertà, devi far volare il pensiero. No? Che racconta che va in giro di notte per farsi venire le idee. Trovi un'altra grande lezione di management strategico: l'importanza della visione, l'importanza di sognare, chi non sogna più smette di vivere, la curiosità sulle nuove cose. La sfida di questo popolo, che è un popolo di biscazziere, un popolo che ama sfidare i propri limiti. Trovi tutti i concetti che sono alla base del successo di un percorso strategico imprenditoriale. Li trovi tutti quanti. Poi, detta così, sembra tutto facile, però ovviamente l'impresa si confronta anche con delle difficoltà, con i limiti anche del territorio, della legislazione italiana, con i ritardi, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo andati a chiedergli proprio questo anche, quali sono le difficoltà e gli ostacoli che lui come imprenditore riscontra oggi. Sentiamo che ci ha risposto. Guardi, intanto dobbiamo di nuovo svegliarci e non pensare, perché come l'ho detto prima, noi in questo momento siamo molto efficienti a comprare superfluo. Io vedo anche qui le mie impiegate, ma è sempre possibile che Amazon arrivi con 25 camioncini tutti i giorni qua a portare un libro, a portare un paio di scarpe, queste cose. Noi siamo efficientissimi. No, invece dove siamo distratti nell'essenziale, la burocrazia. Noi siamo 5 anni che abbiamo un investimento anche piuttosto importante, si parla di 5-6 milioni, che sono lì depositati in banca, no? Per un'iniziativa a costruire un altro ristorante e un'altra iniziativa che arricchisca il territorio, perché noi costruiamo per arricchire il territorio, anche questo luogo è per arricchire il territorio. Ma le sembra, dopo 4 anni, adesso è ancora arrivato l'UNESCO, se l'UNESCO ha ancora le loro leggi, neanche gli uffici. Però hanno delle regole che tu devi rispettare, ma 5 anni è impossibile, non si può andare avanti. Questo ci mette in condizioni veramente di netta inferiorità con i competitor, no? I nostri competitori sono i francesi, non sono altri. E questo è un grande classico, ma questo è il tema che torna sempre, no? La burocrazia dice che questo ci mette in difficoltà con i competitor. Questo, no? Penso che sia uno dei punti che adesso poi dobbiamo indirizzare nella nostra conversazione, andando avanti anche con le istituzioni, certo, perché da una parte noi abbiamo una percezione un po' distorta. Da una parte continuano a dirci che abbiamo rispettato le regole e anche il terzo acconto del PNRR è andato bene e che quindi stiamo facendo il percorso. Dall'altra parte le storie dirette di imprenditori, esatto, sul campo ci raccontano invece un paese in cui 5 anni non sono sufficienti per concludere un iter burocratico. Esatto. E quindi qui c'è qualcosa che sicuramente va. C'è qualcosa che non funziona, perché poi questo è un tema che torna e tutti dicono, esatto, non c'è uno che dice stiamo andando avanti. Benissimo, questa storia di impresa a un certo punto però si incrocia anche con l'arte. Esattamente. Quindi passiamo dalle patate a 5.000 euro al chilo a una cappella del Barolo. Cioè, perché a un certo punto Cevetto ha chiamato due grossi artisti internazionali per trasformare una piccola chiesa nella cappella del Barolo. Ed è come simbolo di attrazione, valorizzazione. Che diventa patrimonio dell'UNESCO, giusto? Benissimo. Ed è visitata da turisti. Quindi è un simbolo di attrazione pazzesco. Esattamente, è un sintomo di attrazione. E allora noi abbiamo chiesto come gli è venuto in mente di mettere l'arte in mezzo alle vigne. E c'è un passaggio assolutamente affascinante. Prego. Lei provi ad andare in giro e nessuno ci crede, allora vai a trovare delle soluzioni. E io a New York, io sabato e domenica frequentavo musei, quando potevo, se pioveva, se non pioveva andavo in giro a vendere vino. E allora ho capito che l'arte, l'attenzione che aveva, quello che poteva creare. Però ho usato un concetto diverso quando ho impostato sull'arte, perché museo, quando l'hai visto una volta, hai visto il Louvre una volta, difficilmente vai alla seconda volta. E ho detto, perché non possiamo mettere l'arte in mezzo alle vigne? E lì mi è venuta l'idea, 30 anni fa, avevamo una chiesetta che avevamo acquistato, era da mettere a posto. Ho chiamato due grandi artisti, uno americano e uno inglese, e oggi
il sabato e la domenica è pazzesco, abbiamo proibito che passino le macchine e la gente si fa 3-4 km a piedi per andare a fare il selfie, per andare a vedere questa trovata. Perché ho capito che il turista, qui non abbiamo la Galleria degli Uffizi o Piazza Navona, qui abbiamo quello che ci hanno lasciato in Savoia, poca roba, tanta per loro, poca per noi. E allora bisogna creare l'attenzione. Uno viene qui, trova sicuramente un grande cibo, trova dei grandi vini, incomincia a trovare dei grandi ristoranti, di cui siamo proprietari uno, Piazza Duomo, che è un 3 stelle Michelin, e allora a quelle cose bisogna dargli la curiosità. E l'arte è di per sé un fatto curioso. Perché non mettere l'arte in mezzo alle vigne? Ecco il passaggio. L'arte è un fatto curioso. Il museo è statico, è lì, io prendo l'arte e la porto in mezzo al territorio. Esatto. Questo è il passaggio fondamentale e assolutamente visionario, anche questo. Imprenditoriale. Benissimo. Io, Alessandro, direi che questa storia parla da sola, come dire, no? Storia. La testimonianza parla da sola. Noi però alla fine di questa conversazione, come sempre facciamo con questi capitani d'impresa, come vogliamo definire, chiediamo un po' questi loro passaggio, loro legacy. Imprenditori, abbiamo chiesto qual è, diciamo, il messaggio che lascia ai giovani, esatto, il messaggio di fiducia, di speranza, di incentivo all'azione. Sentiamo cosa dice ai giovani Cevetto. La consolazione è la felicità andare a lavorare. Io quando faccio questa salita venire su sono felice. E quando la sera tardi, adesso ormai mi dedico a tante cose, no, assistenza sociale, queste cose qui, ma anche quando la sera adesso vado giù, faccio questa discesa e guardo il tramonto, perché verso le 7:30-8 in questo periodo il sole va dietro il Monviso, ha un rosso che neanche Stalin, la bandiera di Stalin aveva un rosso così intenso, no? E allora mi si riapre il cuore e ringrazio il Padre Eterno che mi ha dato la possibilità di vivere una giornata positiva. La felicità è andare a lavorare e appunto per questo io saluto due grandi lavoratori, diciamo, Chiara Cavotenuto. Due grandi professionisti e due persone appassionate. Chiara Cavotenuto. Teniamo questo filo ancora avanti andando. La bravissima responsabile corporate communication, engagement and branding. Bravissimo. Di PwC. E Roberto Sollevanti, partner PwC Italia, responsabile ACE, Area Centrale, okay. Esatto, ACE, Area Centrale Business Development. Infatti, gli acronimi. Traduciamo lo sapete che io sono un ragazzo semplice, sì, di provincia. Li traduciamo in abruzzese. Allora, abbiamo capito, non mi distrarre sempre. Roberto, abbiamo questa esperienza, ci racconta dell'importanza, diciamo, del territorio nell'ecosistema italiano. Ecco, tu che sei il responsabile dell'Area Centrale, quante esperienze tipo Cevetto ci sono? Allora, ce ne sono tantissime. L'Area Centrale, intanto, qualifichiamola un attimo, l'Emilia Romagna, esatto, la Toscana, le Marche e l'Umbria. Dei territori che sembrano simili ma che sono diversissimi. Nel senso che poi l'Italia è il paese dei mille campanili e della disomogeneità per eccellenza. Però dentro questo territorio, così come immagino negli altri territori, ci sono tanti esempi. Il primo che mi viene in mente è in Umbria, io sono umbro, vicino a casa mia c'è Cucinelli, nato alcuni anni fa. Lui racconta una storia, io qui mi sono appuntato quello che c'è scritto nei suoi capi, nell'etichetta dei capi, c'è scritto: questo capo è unico, è stato confezionato per lei da sapienti artigiani nel borgo di Solomeo alle porte di Assisi. Tutto il territorio, biglietti da visita, la specificità, l'unicità, l'artigianalità. Assisi, che è un biglietto da visita che ti fa conoscere immediatamente, ti connota in tutto il mondo, per cui questo è un esempio del territorio. E dentro questo però c'è qualcuno anche segue lo stesso discorso sull'arte, come fa arte e cultura, lo intreccia con l'arte e la cultura, come Cevetto. Ho un altro esempio, una persona forse meno nota, un imprenditore nel settore dei filati di Bologna, si chiama Michelangelo Poletti. Lui vive in un castello a Minerbio,
Castello di San Martino di Soverzano, ha riempito in la passione per il collezionismo questo castello di opere d'arte, la pittura italiana emiliana dal 400 all'inizio dell'800, e poi ha messo a disposizione della collettività questa sua collezione. Oggi è visitabile in una mostra che finisce fra qualche settimana in uno dei palazzi più belli di Bologna, che era Palazzo Fava, di proprietà della Fondazione Carisbo. Questa sua passione da imprenditore a collezionista lo ha fatto diventare presidente dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna, un imprenditore non conosciuto come Ceretto o come Cucinelli, che però, diciamo, usa la cultura come veicolo per elevare l'attività del territorio, delle persone, dei propri dipendenti, di se stesso, e mettere a disposizione della collettività. Quindi Italia Centrale è piena di queste esperienze. Chiara, ora è chiaro che c'è un rapporto, no, tra il livello di comunicazione dell'impresa e la cultura, di cui... Io parto dalla nostra esperienza. Esatto. No? In che modo PwC si è avvicinata al mondo della cultura? Noi siamo un'organizzazione professionale, l'abbiamo detto tante volte, di 7.000 persone in 24 città italiane, e partendo da questo retaggio siamo timidamente approcciati a questo mondo. E ci siamo avvicinati a questo mondo perché vogliamo sentirci parte integrante dell'ecosistema nei quale lavorano i nostri clienti e operano le nostre persone. Quindi in questa comune cittadinanza abbiamo riconosciuto alla cultura un valore di mediazione, quindi un collante che ci mettesse in qualche modo in comunicazione con l'ambiente nel quale volevamo operare. Ritorniamo alle 7.000 persone. Età media delle nostre persone intorno ai 30 anni. Turnover importante, quindi questo significa che è fisiologico per il settore, ma contestualmente una grande mole di ingressi e di uscite. Quindi per noi la cultura è anche veicolo dei nostri valori, una chiara dichiarazione del tipo di cittadinanza alla quale noi in qualche modo ambiamo, e quindi il tipo di società alla quale vogliamo far parte. Da ultimo, una responsabilità, la responsabilità di restituire nei territori nei quali operiamo il valore che possiamo, relativamente nel tempo, riuscire a portare. Questo è un elemento etico anche nell'impresa, diciamo. Assolutamente. No? È un elemento valoriale comune tra l'impresa e il territorio. È un legame che noi dobbiamo tenere, perché la valorizzazione del territorio, cioè diciamo che sintetizzo e dimmi se ho capito, cioè la cultura grazie all'impresa diventa più accessibile, giusto? E l'impresa dedicandosi, investendo sulla cultura eccetera, acquista anche un valore sociale, diciamo. Certo. Giusto, questo è il cuore della questione. Qui siete, poi senti Blanciardo, tutti i giorni siete in controtendenza totale al rapporto dell'Istat, che devo dire non imita. Adesso l'approfondiamo un'altra volta. Quindi diciamo, conviene a tutte e due, no? Sì. Assolutamente. Sì. Cioè, un rapporto virtuoso nel quale noi vogliamo inserirci e che anche senza temere in qualche modo l'emulazione, anzi il nostro obiettivo è che su questa strada noi possiamo fare da, diciamo così, apripista. Esatto. Apripista. E Roberto, poi io ti faccio la domanda che faccio sempre ai partner, diciamo, perché voi avete il polso, quelli che lavorano sul territorio. Come li supportate, gli imprenditori che rappresentano, cioè che vi chiedono, e voi come li supportate? Ma allora, soprattutto adesso che abbiamo vissuto anni complicati, anni di crisi, eccetera, cioè dammi il polso. Ma allora, cosa ci chiedono lato arte e cultura? Adesso mi viene in mente un altro nome che riguarda il mio territorio e che ha fatto un progetto bellissimo di rilancio di un luogo che era una sorta di luogo dell'archeologia industriale a Cervia, i Magazzini del Sale. L'imprenditore si chiama Leopoldo Cavalli, settore arredamento, ma con tanta passione per questa per l'arte, per la cultura, per il bello, e ha nell'ambito di un progetto che ha visto la sua partecipazione a un bando lanciato dal comune di Cervia per accedere a dei fondi europei per riqualificare questo luogo,
ha vinto il bando partecipando peraltro con una sua altra azienda dove ha investito sempre in cultura, che è la Phonoprint, il vecchio studio di registrazione dove hanno inciso Lucio Dalla, Zucchero, Vasco Rossi. E nell'ambito di questo progetto, che è diciamo, l'esempio tipico di partenariato pubblico-privato, ha creato un luogo magico, un luogo dell'arte, della cultura, del cibo, del quello benessere. Quello che racconti tu sono tante diversità legate a tanti singoli territori. Questa è l'Italia. Esatto, e questa è l'Italia. Sì. E la domanda che vale allora, in Italia è come queste diversità possono essere però un fattore che aggrega, cioè come dite voi, diciamo, e come ho imparato a dire anch'io, come si riesce a fare sistema in modo che tutte queste diversità invece non siano la divisione dei tanti campanili, no? La concorrenza di un territorio con l'altro, eccetera. Ah, questo deve aiutare la politica, deve aiutare la mentalità delle persone. Noi, e poi lo chiediamo infatti anche a Franceschini, diciamo. È importantissimo. Qui adesso l'imprenditore, ma anche noi come professionisti, abbiamo un po' a volte il culto dell'io. La carta vincente è quello magari non di fare un passo indietro, ma di fare un passo di lato per mettere a fattor comune l'elemento appunto della diversità, che è un elemento vincente, perché la diversità significa mettere insieme la diversità, significa moltiplicare l'offerta, significa diventare più attrattivo in qualsiasi campo. Per chiunque, io faccio un esempio, ho una passione, poi Andrea Toselli mi sgrida, però la dico, al di là del lavoro, no? Come hai detto tu, noi lavoriamo spesso, lavoriamo, ma a volte ci sbaghiamo, e ho la passione per il golf. In Italia i campi da golf si fanno concorrenza fra di loro, io abito a Bologna anche se sono umbro, il Golf Club Bologna si fa concorrenza con Modena piuttosto che con un altro campo. Ecco, se tu vai in Spagna, nella zona che chiamano la Costa del Sole, adesso l'hanno ribattezzata Costa del Golf, che è un'area che sta attorno a Marbella per 50 chilometri, ci sono quasi 100 campi da golf e è attrattiva per milioni di turisti che arrivano da tutto il mondo, perché la diversità messa assieme è più attrattiva perché moltiplica le opportunità. Adesso facciamo un altro passo avanti, Chiara. Sì. Fino adesso ci avete spiegato come supportare, diciamo, no, le imprese su queste iniziative. Però voi non siete solo osservatori, osservatori che supportano, siete anche attori in questo processo. Adesso, perché avete deciso e che cos'è questa iniziativa di Carrara? Spiegalo tu. Ah, una storia bellissima, adesso ti racconto. Noi operiamo sul territorio di Bergamo da qualche anno e poco prima dello scoppio della pandemia decidiamo di aprire anche un ufficio ed una sede nella città di Bergamo. Quindi diciamo veniamo da anni nei quali ci siamo integrati nel territorio dell'area. In questo territorio insiste l'Accademia Carrara di Bergamo, che sappiamo essere una delle eccellenze mai troppo note del nostro paese. Scoppia la pandemia, nel luglio del 2020 le Camere riunite decidono di assegnare come segno di ripartenza a Bergamo-Brescia il titolo di capitale 2023 della cultura. Quindi per la prima volta un progetto di due città che portano avanti un modello di italianità che riparte, diciamo, sulle ceneri o in qualche modo buttandosi alle spalle la tragedia. È chiaro che quindi la Carrara si sente protagonista di questo di questa opportunità e comincia a in qualche modo descrivere o a formalizzare un po' di progetti sulle quali si poteva cominciare a fare sistema, e in questa gamma di iniziative che comportano proprio il rifacimento integrale della struttura museale c'è un progetto che fin dall'inizio ci è piaciuto per la sua unicità, che consiste nel rifacimento e per la prima volta apertura al pubblico dei giardini della Carrara, che sono in sostanza un'area verde nell'intercapedine tra le mura venete della città, che sono patrimonio dell'UNESCO, e la Carrara che riapre al pubblico. Quindi in una cultura, diciamo così, un concetto di museo, qua illuminati la direttrice Rodeschini e il direttor Bonaldi, che in un gioco tra interno ed esterno si apre
alla natura e alla fruizione in una chiave moderna della, della struttura museale. Quindi PwC sposa questo progetto, partecipa all'iniziativa della Carrara e in qualche modo è testimone della volontà del paese di spingere questa realtà. Due date, gennaio 2023 l'apertura della nuova Carrara e nel giugno del 2026 l'inaugurazione dei giardini PwC in Carrara. Il progetto non si ferma, il progetto non si ferma perché per questa attività di rifacimento la Carrara chiude 6 mesi. Abbiamo pensato, arte chiama arte, di ospitare nella torre PwC di Milano, che come sai è stata disegnata, essa stessa un'opera d'arte che è stata disegnata dall'architetto Daniel Libeskind, un'opera della Carrara, rendendola fruibile, quindi visitabile alla cittadinanza gratuitamente per 2 settimane nella, nel mese di dicembre. Poi stiamo studiando una notte bianca, ma non posso... tutta vita! L'arte in mezzo alle vigne, l'arte dentro il nostro nel lavoro. Cuore della... Portate i vini, dice Veto, spero che vengo pure io, facciamo la notte bianca. Tutto questo racconta comunque, Alessandro, in conclusione, che c'è un elemento valoriale nelle cose. C'è un elemento valoriale per le persone, c'è un elemento valoriale di prossimità per il territorio, c'è un elemento molto forte tra la valorizzazione della cultura attraverso l'arte. Abbiamo un patrimonio unico, siamo una nazione unica. Questo è il motivo per cui noi crediamo fortemente, e come diceva Chiara, e come testimoniato anche da Roberto, siamo costantemente in gioco sui territori attraverso l'amplificazione di questi concetti, e siamo anche attori con questo progetto che è, come avete sentito, molto appassionante per noi, perché appunto siamo nelle prime armi, ci stiamo muovendo all'interno di questo mondo e stiamo vedendo che effettivamente che il valore che torna indietro sulle persone, il valore che torna indietro anche sui territori è veramente enorme. Importante bene, e aiuta a benissimo. Crescere. Io vi ringrazio in attesa della notte bianca e del vino e soprattutto del ministro Franceschini. Ne riparleremo. Del ministro Franceschini. Dobbiamo però adesso mettere un ultimo punto a fuoco prima del dibattito finale. Cioè dobbiamo tornare al contesto generale, perché ovviamente per fare tutte queste belle cose ci vogliono le persone. E voi avete certamente sentito l'allarme legato all'ultimo rapporto dell'Istat, che descrive un paese più invecchiato, dove le nascite sono di meno, più povero, ed essendoci quindi meno nascite abbiamo anche meno giovani e di conseguenza anche meno laureati. Non voglio fare il catastrofista, ma lo sono certamente meno di come è stato descritto, diciamo, questo rapporto. E allora noi che abbiamo fatto? Abbiamo mandato il nostro Giuseppe Colombo da Giancarlo Blanchard, il presidente dell'Istat, non solo per approfondire la fotografia del paese, ma anche di chiedergli quali sono, secondo lui, le possibili linee di intervento. E la prima domanda che gli ha fatto giustamente Giuseppe è esattamente questa, cioè qual è l'impatto di questo calo demografico sull'economia del nostro paese e non solo nell'oggi ma nei prossimi anni. Ascoltiamo che ha risposto Blanchard. Nel breve termine è chiaro che perdendo popolazione perdiamo capacità di continuare ad essere grande paese, quindi nell'arco di pochi anni non solo c'è l'invecchiamento, la minor presenza di giovani, ma c'è anche una dimensione quantitativa che va diminuendo. Cioè noi abbiamo perso negli ultimi 8 anni 1.300.000 residenti. Quindi in prospettiva, adesso andiamo invece nel lungo periodo, arriveremo al 2070 con 12 milioni di italiani in meno, comunque di residenti in meno. Questo vuol dire che la domanda, il PIL, tutte quelle che sono le grandi variabili anche di natura economica, in qualche modo ne risentono, perché un paese che perde 12 milioni di abitanti è un paese che si è molto ridimensionato da tanti punti di vista e che quindi ha perso una sua potenzialità anche dal punto di vista economico. Beh, avete sentito, insomma, dice Blanchardo, noi perdiamo la capacità di essere un grande paese e nell'arco di pochi anni non solo c'è l'invecchiamento ma una dimensione quantitativa, e nel 2070 il paese avrà 12 milioni di residenti in meno, 12 milioni di residenti in meno tra 50 anni. Ed è evidente come tutto questo ha degli effetti sul PIL. E allora noi abbiamo chiesto come si può rimediare al calo demografico. Sentite che cosa ci ha risposto.
Beh, si rimedia agendo su diverse leve. Naturalmente si rimedia, diciamo, in maniera naturale attraverso un tentativo di aumentare il numero dei nati, cioè continuamente diminuiscono anno dopo anno, quindi è chiaro che la prospettiva è quella di riuscire in qualche modo a creare un flusso più ampio. La migrazione, l'emigrazione, la migrazione netta è indubbiamente un'altra delle possibili leve che già è prevista nelle previsioni, cioè quando si dice 12 milioni di residenti in meno nel 2070 vuol dire comunque questo è un risultato che prevede in ogni caso 130.000 immigrati netti ogni anno. Quindi è chiaro che per compensare questa diminuzione ce ne vorrebbero evidentemente di più. Adesso poi c'è un discorso anche di integrazione, perché l'immigrazione non è semplicemente assorbire delle persone, ma è poi inserirle in modo costruttivo nel tessuto del paese. Il mercato del lavoro, quindi i bisogni di natura diciamo lavoristica, quindi la domanda, ha sicuramente bisogno anche dell'immigrazione, naturalmente in certe mansioni più specifiche, quindi più che in altre, però certamente sarà l'immigrazione, potrebbe essere l'immigrazione anche una delle modalità con cui, assieme ad altre cose, intervenire per arginare il cambiamento demografico. Ecco, avete sentito? La immigrazione, ecco, come possibile modo per arginare il calo demografico, ma immigrazione significa anche buona integrazione. E su questo consentitemi, senza polemica, di dire come, giusto, appunto, Blangiardo sottolinea un dato oggettivo, cioè come noi abbiamo bisogno di immigrazione, come questo tema andrebbe tirato anche fuori dalla polemica politica, perché ci sono interi settori dell'economia che, se non avessimo la forza lavoro di chi arriva in Italia, diciamo, non potrebbero andare avanti. Fine della parentesi, se mi consentite, polemica, su cui noi auspichiamo sempre che ci sia un dibattito civile e pragmatico. Noi poi siamo andati a chiedere come un altro aspetto molto importante, cioè come la diminuzione dei laureati impatta sulla nostra capacità competitiva e sulla quella è una competizione che si gioca inevitabilmente in tutta Europa sulla guerra del talento, il che può metterci anche in una posizione meno competitiva con gli altri paesi europei. Sentiamo che cosa ci ha detto Blangiardo. La pandemia e la guerra probabilmente non hanno avuto effetti sulle iscrizioni alle scuole piuttosto che all'università. Hanno creato semmai dei discorsi di natura più qualitativa, cioè abbiamo visto attraverso per esempio i test che i ragazzi soprattutto, laddove c'è stato un problema di frequenza della scuola, quindi la didattica a distanza con tutto ciò che ne deriva, hanno in qualche modo perso la possibilità di mantenere un certo livello di conoscenze e di competenze che normalmente nella scuola tradizionale in qualche modo avevano. Il fatto del nostro sistema universitario che produce un numero di laureati inferiore che altrove è una caratteristica del nostro paese purtroppo, è una caratteristica che altri paesi in Europa molto più avanzati da questo punto di vista non hanno. E non è solo una questione però di teste di laureati, è anche una questione di qualità dei laureati nel senso del tipo di laurea. Ecco, quello che noi dobbiamo riuscire a fare è orientare, se possibile, l'output del sistema universitario verso formazioni che siano poi valorizzate e che, ad esempio, evitino quello che è un grande problema del nostro paese, dei giovani che qualificati prendono e poi vanno a lavorare da un'altra parte, escono dal sistema e sono proprio quelli che hanno le qualifiche che spesso il nostro sistema economico ha bisogno di poter valorizzare. Allora, calo demografico, giovani, poi territorio. Noi abbiamo analizzato prima con i partner, con Ceretto, è stato il fil rouge di questa puntata, quanto è importante il territorio per lo sviluppo dell'impresa. Inevitabilmente ha delle conseguenze lo spopolamento del territorio. Ne parleremo anche con Franceschini su quanto sono importanti i borghi e qual è la strategia di rilancio che anche il PNR mette in campo per il recupero, diciamo, delle opere artistiche nei borghi e per il rilancio dei borghi medesimi. Quindi noi siamo andati a chiedere come questi anni, la pandemia e gli effetti di spopolamento hanno influenzato, che cosa è successo nei borghi. Ecco. Prego, sentiamo. Beh, questa è una tendenza che c'era anche prima del Covid, nel senso che se andiamo a prendere le statistiche comunali
prima del 2019, quindi ancora prima che insorgesse il Covid, vediamo che gran parte dei comuni italiani sono in diminuzione di popolazione e sono, guarda caso, proprio quei comuni più piccoli, spesso comuni interni, qualvolta comuni di montagna, cioè quelli che risentono in misura marcata della differenza negativa morti nati, quindi più morti che nati. Non attirano popolazione, i giovani spesso se sono in montagna scendono a valle perché vanno alla ricerca del lavoro e quindi è chiaro che i due effetti, saldo naturale negativo, saldo migratorio non attrattivo, determinano questa situazione. Il Covid l'ha accentuata perché soprattutto sul fronte mortalità ha inciso molto su alcune componenti, in particolare gli anziani, non si sono ancora create le condizioni per un ritorno, una valorizzazione delle aree interne, delle aree montane. Io credo che uno degli obiettivi su cui dobbiamo puntare è proprio quello, cioè di riuscire a restituire ad alcune aree interne che comunque hanno una loro validità da tanti punti di vista, anche economici per esempio, alcuni aspetti dell'artigianato, ad esempio del turismo, ebbene restituire a quelle aree la capacità di tornare ad essere attrattivi ed essere attrattivi nel riguardo della componente giovane. Credo che questa sia una delle grandi scommesse sulle quali bisogna operare e che potrebbe dare e restituire a queste realtà territoriali la loro vitalità. L'alternativa è che in qualche modo vadano scomparendo. Il PNR punta molto sulla rigenerazione culturale dei borghi, poi ne parliamo con il ministro Franceschini, sono stati stanziate delle risorse. Noi siamo andati a chiedere a Blanciardo come questi borghi, secondo lui, possono tornare centrali in un'ottica di benessere e di rilancio del paese. Sentiamo che ci ha detto. Io credo che i borghi, diciamo pure i borghi più interni, quindi se vogliamo più dispersi, potrebbero dare, tra le diverse dimensioni del benessere, che ovviamente non è solo una questione di natura economica o di salute, ma indubbiamente è anche altro, e la cultura è certamente una di queste componenti, ebbene un borgo che possa dare la serenità, la pace, la qualità dell'ambiente, a volte anche gli aspetti artistici, e come dire, un'umanità, cioè un vivere, una realtà che non è spesso quella della grande città, è una realtà un po' diversa in cui il contatto con le persone, la vita delle persone è molto più vicina e quindi io credo che possa rappresentare la valorizzazione dei borghi l'occasione per mettere a disposizione della cittadinanza un modo, potremmo dire, per rigenerarsi, ecco, una boccata d'ossigeno con cui rigenerarsi anche con un contenuto di natura culturale. Una boccata d'ossigeno con cui rigenerarsi anche con un contenuto di natura culturale. Ed è quello che stiamo dicendo in questa puntata, no? Come ci diceva anche Chiara Cavotenuto, l'impresa ha bisogno della cultura, la cultura ha bisogno dell'impresa. Sono due mondi che vengono descritti spesso come opposti, ma dal cui intreccio può esserci lo sviluppo. E noi siamo andati, come ultima domanda, Blanciardo, abbiamo chiesto quanto questa consapevolezza è radicata nelle imprese in generale e nei cittadini. Sentiamo che ci ha risposto. No, io credo che sia aumentata la sensibilità da questo punto di vista, vuoi perché in qualche modo si è elevato anche il livello culturale del paese, non dimentichiamolo, inevitabilmente con un processo di ricambio generazionale le nuove generazioni hanno una formazione diciamo, culturale superiore, i mezzi di comunicazione, gli strumenti che oggi si hanno a disposizione rendono possibile percepire e cogliere alcuni aspetti della cultura, del mondo circostante che rispetto al passato sono molto più disponibili. Le imprese hanno capito che la cultura è una delle dimensioni del vivere nelle quali è bene non solo investire, se è un'impresa che opera ovviamente in quel settore, ma anche può essere utile fornirla come accessorio, come contorno, come elemento aggiuntivo rispetto a quello che è il classico business dell'impresa che riguarda il prodotto piuttosto che i servizi. Cioè, perché dare cultura può essere anche un modo per, come potremmo dire, incentivare il proprio prodotto, la propria domanda e quindi fare in modo che anche solo come percezione quel tipo di consumo sia visto anche come un consumo di livello culturale adeguato, alto. Ecco. E questo è un connubio che probabilmente sta venendo avanti in quelle imprese che sono un po' più lungimiranti rispetto ad altre. Quindi credo che il matrimonio si sta facendo e sarà un matrimonio probabilmente fruttifero per entrambe le parti, sia per la cultura che per l'impresa. Oh, eccoci qua. Benissimo. Allora,
Ricapitolando, abbiamo ascoltato una grande testimonianza di impresa, abbiamo analizzato il ruolo che ha il territorio e quindi le imprese in relazione al territorio, abbiamo analizzato i punti di forza e di debolezza del sistema italiano, di come sta cambiando con l'ultimo rapporto dell'Istat e l'invecchiamento del paese, ora la politica e le politiche, cosa si può fare diciamo, per il rilancio dell'Italia e il PNR. E abbiamo qui con noi Dario Franceschini, grazie di essere venuto qui, Ministro per i beni e per le attività culturali. Si è cambiato, Ministro della Cultura adesso. Ho sbagliato. È un'innovazione. All'inizio avevo detto Ministro della Cultura e poi mi sono corretto. Ministro della Cultura, perfetto. Poi Francesco Bei, Vice Direttore di Repubblica, e Andrea Toselli. Ciao Andrea, Presidente e Amministratore Delegato di PwC Italia. Ministro, sentito Blanciardo, no, questo matrimonio si sta facendo e sarà fruttifero da entrambe le parti. Penso di sì. Sono cambiate molte condizioni, sono migliorati i rapporti e quando io sono arrivato tanti anni fa ormai, a fare il Ministro della Cultura, c'era questa barriera ideologica privato contro pubblico, anche con l'estremizzazione come avviene spesso in Italia, i privati che dicevano date a noi il patrimonio culturale e faremo profitto, che non è possibile. Dall'altro lato gli ideologi della sacralità del patrimonio culturale che non doveva essere dissacrato dall'avvicinarsi con i privati. Abbiamo rotto questa barriera, abbiamo approvato una legge innovativa come l'Art Bonus, ha funzionato, ha avvicinato i privati, mi pare che insomma stiano cambiando l'Art Bonus, no? Perché poi è il credito d'imposta di cui può beneficiare chi sostiene la cultura pari al 65% di quanto donato, giusto? Sì, poi si detrae in 3 anni, non c'è limite di importo, quindi può essere una piccola donazione di un privato, una grande donazione di un'impresa, funziona. È un vantaggio fiscale molto forte. Sono arrivati in questi anni più di 650 milioni di donazioni, è un grande passo avanti, però non ci siamo ancora. Quindi io ripeto il concetto, vorrei che arrivasse il momento in cui insomma, tutte le imprese sentano come proprio dovere, soprattutto quelle che esportano, grazie al fatto di avere dietro l'Italia, perché quando vendi anche il prodotto più lontano, apparentemente dalla cultura, se vendi una scarpa, un prodotto alimentare, chi lo compra pensa che dietro c'è la bellezza italiana, l'arte, la cultura, la storia, il paesaggio, quindi aiuta le imprese, quindi ci si aspetta che le imprese il più possibile restituiscono al proprio paese in termini di investimenti culturali. Oh, quindi con la cultura si mangia, no, nel senso che Franceschini ha scritto un libro, con la cultura non si mangia, punto interrogativo, La nave di Teseo, in cui ripercorre anche ciò che ha fatto, perché ricordiamo che Franceschini è ministro della cultura dal 2013. Dal 1814, prima del congresso di Vienna. Dal 2013, sì, giusto? Sì, governo, sì. Governo dal 2014, no, ho fatto... Nel 2013 governo Letta mi occupavo di rapporti col Parlamento. Allora, quello dopo, Renzi, 2014, esatto, 2014. E c'è rimasto ininterrottamente tranne la parentesi del Conte 1. E nel libro dice che in verità spesso si sottovaluta il Ministero della Cultura come se fosse visto un ministero... Il titolo è significativo perché rimanda a un feroce scontro tra l'allora Ministro Tremonti e il predecessore del Ministro Franceschini, Bondi. Esattamente. Che minacciò le dimissioni, no? Perché gli venivano tagliati i fondi. Esatto, che Tremonti diceva, poi l'ha smentita la frase, però lo disse. Con la cultura non si mangia. E Franceschini dice, guardate che... Uno scoop di Repubblica. Esatto, allora. È tremendi voi di Repubblica, come direbbero i politici. C'era un bravo cronista di cui non farò il nome. Esatto. Allora giovane. E dice Franceschini che viene visto come un ministero, ma in verità è per l'Italia è come se fosse un ministero dell'economia, il ministero della cultura. Come sì, proprio il giorno del giuramento del ministro della cultura, entrando al Quirinale, i vostri colleghi con un po' di ironia mi dissero come si sente adesso chiamato a fare il ministro della cultura, sapendo che avevo fatto altre cose nella vita politica e parlamentare. E io distinto risposi, mi sento chiamato a guidare il ministero economico più importante, esatto, del paese. Non era una battuta, mi serviva a convincere gli altri decisori politici che gli investimenti in cultura nel nostro paese sono uno dei fattori trainanti, la crescita, lo sviluppo. E il ministero era stato condannato per troppi anni alla marginalità, al taglio di risorse. E poi comunque complessivamente si credeva che investire in cultura fosse una bella cosa, ma non una scelta economica. Invece investire in economia, in cultura in Italia... significa investire sul settore italiano. Cito il cinema. Noi abbiamo fatto una grande scelta, mettendo una cifra molto importante di 300 milioni su Cinecittà nel PNRR. Abbiamo potenziato il tax credit, è diventato l'incentivo fiscale più forte d'Europa. E stanno arrivando investimenti enormi. Questo è legato alla crescita dell'audiovisivo e del cinema nel mondo, con le piattaforme, con tutto quello che sappiamo.
e arrivano investimenti stranieri e crescono imprese italiane, e quindi è un'operazione industriale che passa attraverso la cultura. Per fare un esempio, poi ce ne sono tanti altri. La domanda è d'obbligo, poi passiamo, ha sentito, no, che ci ha detto Blanciardo, che ha approfondito alcuni aspetti dell'ultimo rapporto Istat, che significa calare tutto questo che dice lei in un contesto di crisi economica che si presume sia ancora lunga, diciamo, no? Nelle crisi economiche non bisogna stare fermi, bisogna cercare i settori innovativi. Io penso che sia finita per sempre la stagione nel mondo in cui tutti i paesi cercavano di essere competitivi su tutto. E quindi cercavi di essere, devi individuare in un mondo in cui le frontiere e le distanze contano sempre meno, devi individuare i settori su cui sei più forte, le vocazioni del tuo paese e su quelli investire di più. E l'Italia, quando parli di Italia nel mondo, il primo pensiero è arte, bellezza, storia, cultura, paesaggio, creatività. Come racconta che le disse Obama, no? Nel libro. Quindi c'è un terreno enorme su cui investire. Bisogna che diventino scelte strategiche del paese. L'abbiamo anche fatte perché nel PNRR ci sono 7 miliardi. Sì, adesso infatti parliamo bene del PNRR, anche la cifra più alta in assoluto e in percentuale. Dei borghi dell'Italia centrale. Andrea, parla. C'è una bella frase, il ministro quota Churchill. Sì. Secondo me quella roba lì dovrebbe essere messa tipo Times Square. Bisogna raccontarla, cioè quando durante la Seconda Guerra Mondiale i generali andarono da Churchill e gli proposero per finanziare lo sforzo bellico di tagliare le risorse alla cultura. Lui li guardò e rispose: allora per cosa combattiamo? Esatto. Che è una bellissima. Questa è una bellissima, allora per cosa combattiamo? Allora, Andrea diceva prima. Va fatta sedimentare. E questa va fatta sedimentare. E diceva prima il ministro, e nel libro ne parla, del rapporto pubblico-privato, no? E nel libro parla della necessità di superare alcuni estremismi e di sfatare alcuni anacronistici tabù. A che punto siamo, lato imprese? Ma allora, io ho parlato proprio recentemente con qualche imprenditore dell'hospitality e insomma, nonostante quello che si sta cercando di fare anche con CDP, la situazione non è delle migliori, nel senso che grande catene dell'hospitality in Italia non ce ne sono più, se c'è da fare degli investimenti dobbiamo pensare alle imprese estere, che non c'è nessun problema avere investimenti stranieri, ricordiamoci che l'investimento straniero poi porta fuori il dividendo, perché non è materia che rimane in circolo nel paese. Quindi c'è ancora tanto da fare. Ma noi abbiamo fatto, come diceva prima Chiara Carotenuto, abbiamo fatto questo piccolo gesto di supporto di partnership con l'Accademia Carrara, e l'abbiamo fatto per significare il nostro attaccamento al paese e al territorio, perché peraltro sarà anche una cosa bellissima dal punto di vista proprio esperienziale, perché sarà un giardino fantastico. Ora, riuscire a convincere le imprese, o meglio, riuscire a stimolare quello che molti imprenditori sentono, cioè il fatto che l'attaccamento al territorio è un modo per far creare quel circolo virtuoso che poi porta benessere per tutti, non è facile. Lo diceva prima Ceretto, la burocrazia quando uno vuole fare un investimento è un problema. Volevo chiedere proprio di ricevere. E si crea quella dicotomia fra il fatto che la bellezza del paese è di tutti e deve essere protetta. Dall'altra parte, quando qualcuno vuole sinceramente partecipare a migliorare la bellezza, e purtroppo ci vogliono dei denari, cioè è inutile che ci nascondiamo, e questi denari devono essere in qualche modo giustificati, quindi l'investimento deve avere un rendimento, e non voglio tirare fuori, spesso in questi incontri tiro fuori il discorso delle tabelline, degli Excel, dell'IRR e quant'altro, però alla fine questo è il mondo vero. Ora, trovare il giusto punto di incontro fra queste due cose, cioè la protezione della cosa pubblica, che è il paesaggio, è di tutti, e dall'altra parte non cadere nel essendo di tutti non è di nessuno e quindi nessuno se ne cura, non è una cosa facile. Io vedo nella mia terra d'origine, vedo il consumo del territorio che va avanti, vedo borghi non utilizzati, sì, esatto, e capannoni costruiti. Allora, con calma, burocrazia, sempre là si torna. Beh, è un tema che c'è da anni, difficile da risolvere, ma che va risolto. Però credo che il PNRR darà un grande impulso da questo punto di vista, perché lì abbiamo delle scadenze che non si possono ignorare, vanno rispettate in modo rigido, perché se non rispetti una scadenza perdi tutto. Allora, e PNR. Infatti stiamo vedendo le scadenze. Gli esperimenti che stiamo facendo in materia di semplificazione, di accelerazione, di snellimento delle procedure, se funzionano per il PNR potranno diventare permanenti.
Certo, quindi è una grande sperimentazione del paese. Mettiamo, Francesco, aiutami, PNRR, no? Allora, i temi su cui si sta lavorando sono sostanzialmente, preso appunti qua, se no, borghi, cammini e treni, no? Nell'Italia centrale, per il rilancio, parliamo di territorio, per il rilancio, diciamo, del territorio dell'Italia centrale e il rischio di spopolamento dopo Covid sono le tre direttive di azione. E i borghi hanno un finanziamento unico, mi pare, di un milione di euro circa. Un miliardo di euro, legati a progetti che devono presentare le regioni. Legati a progetti che devono presentare le regioni e i borghi stessi. A che punto siamo? Ci sono difficoltà nella messa a terra? Siamo molto avanti, abbiamo rispettato tutte le milestone del 30 giugno, cioè gli obiettivi che fissati. E il progetto più innovativo, io ascoltavo prima il tema dei borghi, mi fa piacere che diventi un tema centrale, quando qualche anno fa abbiamo fatto l'anno dei borghi, sembrava una cosa un po' utopistica. In realtà sta cambiando molte cose. Questo miliardo è messo in una parte su interventi, su singoli, hanno vinto 289 piccoli comuni, intervieni su dei luoghi, la piazza, il palazzo, la chiesa, importante, ma io credo che il progetto più ambizioso sia l'altro, cioè abbiamo chiesto alle regioni di individuare ognuno un borgo piccolo, massimo 300 unità immobiliari, disabitato completamente o quasi completamente spopolato, ce ne sono tanti, centinaia in Italia, di borghi bellissimi abbandonati perché non c'era lavoro e si sono svuotati negli anni. Certo. Ogni regione ha individuato il borgo, con regole diverse, hanno scelto loro, abbiamo messo 20 milioni ogni borgo. Questo borgo verrà ristrutturato interamente, infrastrutture, parte privata, pubblica, verrà portata la banda larga e abbiamo chiesto anche di individuare una vocazione prevalente. Cosa vuol dire prevalente? Chi ha immaginato un hotel diffuso, chi ha immaginato un RSA, c'è un esperimento, certo, in Molise molto interessante, anziché l'anonima struttura per anziani, pensiamo che il borgo diventi il luogo in cui gli anziani vivono nelle case, hanno le botteghe, hanno la piazza, diventa un altro. Chi ha pensato a centri di ricerca universitaria, chi, come io credo molto allettante, anche con qualche interesse a gruppi multinazionali che vogliono fare centri di ricerca in un borgo italiano, in un piccolo borgo italiano. Se funziona, e io spero che funzioni, credo che funzionerà, poi possiamo andare avanti all'infinito con altre risorse, perché sono centinaia di borghi di questo tipo, bellissimi. Ma il Covid faccia capire... E mentre prima poteva sembrare un'utopia, appunto l'esperienza dello smart working... Esatto, questo volevo dire. Non hai più bisogno di essere fisicamente vicino al luogo di lavoro. Puoi andare a vivere in un luogo dove la vita costa meno, dove c'è sicurezza, dove c'è tranquillità, bellezza. Quindi io credo che questo secolo in Italia, poi c'è un tema mondiale, ma nessuno ha il patrimonio di borghi che abbiamo noi, potrà invertire i fenomeni di urbanizzazione. Vado a vivere in un piccolo borgo, spendo meno, vivo meglio, lavoro da casa. Quindi c'è una grande sfida di ripopolamento. Sono quasi tutti lungo la dorsale appenninica e nelle Alpi, a posti meravigliosi. Quindi non solo turismo, anche tornare a ripopolarli. Quindi questi eventi saranno un prototipo, se funziona. Poi mi aspetto molte risorse private. Perché naturalmente noi dovremmo creare regole che consentano di farlo, ma se io fossi una grande multinazionale mi prenderei un piccolo borgo, lo ristrutturerei, lo farei diventare un luogo simbolo nel mondo di ricerca, di studio, di innovazione. Certo. Venendo da un piccolo borgo dell'Appennino Marchigiano, sono tutte cose molto interessanti e molto belle, si rischia però, quello che diceva Blangiardo, se vengono meno, se c'è una rarefazione dei servizi pubblici essenziali, il pronto soccorso, banalmente i vecchi del paese ti dicono sì, però se chiudi l'ufficio postale, se non c'è più un posto dove curarmi, qui che ci resta a fare? Quindi lo spopolamento, la banda larga giusto, giustissimo, lo smart working, ma c'è anche un tema appunto di ricostruire servizi pubblici essenziali posti dove lo Stato si è ritirato, le regioni. Certo, è vero, è un po' un gatto che si morde la coda perché... Quando non ci sono servizi, non c'è popolazione, diventa difficile anche mantenere i servizi. Però per esempio cito le poste, non ho ragione di fare pubblicità alle poste, ma hanno fatto una scelta intelligente di tenere aperti gli uffici postali anche dove non c'è nessun ritorno economico, di aprire bancomat. Io ho visto dei sindaci piangere in un'assemblea di sindaci ringraziando perché era stato aperto un bancomat nel loro piccolo comune di 50 abitanti, perché sembra uno scherzo, ma è un modo di vita. Quindi credo assolutamente che sia così. Però vada dentro un progetto complessivo, lavoriamo per ripopolare, far tornare la possibilità di lavorare e far riportare i servizi. Naturalmente tutto questo non dipende solo dal pubblico. Noi abbiamo fatto una norma che io avrei voluto diversa, si conosce poco, abbiamo reso esenti da IMU se tu apri o tieni aperto un luogo con un'attività commerciale in comuni, mi pare, sotto i 500 abitanti. Io la volevo diversa e riproverò, vorrei esenzione fiscale totale.
Perché se tu tieni aperto un forno, un negozio di alimentari, un negozio di abbigliamenti in un piccolo comune di 500 abitanti, lo Stato dovrebbe ringraziarti, non chiederti tassazione, perché svolgi una funzione sociale che è molto largamente prevalente sul fatto economico. Quindi, insomma, vanno messi insieme diversi tasselli, ma è la grande sfida di questo secolo. E l'edicola, mi raccomando, non dimenticate le edicole. Esatto. Sono d'accordo. Aiutate le edicole. Tutto questo va accompagnato però con un'operazione di, diciamo, di tutela del suolo, no? E del paesaggio, certo. Perché noi adesso abbiamo parlato di quanto sono belli, diciamo, i territori italiani e di ciò che ci ha dato il Padre Eterno. Dopodiché io leggo che in Italia il consumo del suolo ha raggiunto il 7,11% della superficie contro una media UE del 4,2%. Insomma. È assurdo, cioè, per essere una regola molto più rigide. C'è un grande tema che si chiama rigenerazione urbana, spazi enormi nelle città in disuso che possono diventare, in parte lo sono diventati, luoghi di, parlavamo di privato, se penso alla Fondazione Prada, quell'operazione meravigliosa che ha fatto a Milano, un luogo di degrado che è diventato un luogo di arte contemporanea, di ricerca. Ma ci sono spazi urbani da completare, da rigenerare e appunto borghi. Nel PNRR abbiamo messo anche 600 milioni, un'altra cifra importante, per l'edilizia rurale. Sarà capitato anche a molti di voi, andando in treno, ma in macchina, posti meravigliosi, vedere dei casali crollati, perché non c'era una ragione economica di tenerli in piedi. E anche lì è una grande operazione di recupero, con lo smart working, la banda larga consentono, oltre al borgo, anche di lavorare in luoghi di questo tipo, e quindi è un insieme recupero del patrimonio culturale, del paesaggio e investimento economico, quindi è un grande spazio. Per riallacciarmi al titolo del libro del Ministro, forse è il primo ministro di cui non si conoscono liti col Ministero dell'Economia. Questo è vero. Allora voglio capire che se, è Franco, classico, se è Franco che è più buono dei suoi predecessori siete più bravi a tenere le coperte. Ne ho avuti diversi, ho avuto Padoan, ho avuto Gualtieri, ho avuto Franco, direi che lo dico. Quindi litiga in silenzio. Tanto litigare bisogna litigare sempre in silenzio. Ho trovato grande disponibilità da tutti. Naturalmente poi il Ministro dell'Economia deve fare un altro lavoro, deve dire più no che sì. E il bilancio del Ministero è dal 2013 non solo è più tagliato ma cresce, e mi pare che, per questo lo dico con un po' di ottimismo che non vorrei fosse smentito il prossimo anno, al di là di chi governerà, al di là di chi farà il Ministro, penso che la scelta di investire in cultura sia ormai irreversibile, cioè non c'è nessuno che può arrivare adesso e dire con la cultura non si mangia, tagliamo risorse al Ministero, perché si è capito. Cioè lei dice è cambiato il paradigma, che è un investimento, perché noi quante volte... Io la prova l'ho avuta quando sono stato invitato a parlare a nome del governo all'assemblea di Confindustria, che normalmente va al Ministro dello Sviluppo Economico, e quello è stato un segnale, cioè si è capito che investire in cultura è una scelta economica, quindi non credo potranno andare meglio o peggio le cose secondo delle situazioni dei conti pubblici, di chi governa, ma non si tornerà indietro. C'è molto da fare. Andrea, posso dire una... Sì, magari sbaglio i numeri, però mi sembra che Pompei vede 2.300.000 più o meno visitatori all'anno. Sì. La campana di Filadelfia ne vede 2 milioni. Io, avendo sposato una cittadina americana, sono molto rispettoso degli amici di oltreoceano, ma fra la campana e Pompei... Certo. E noi abbiamo luoghi in Italia bellissimi che se fosse in Arizona richiamerebbero milioni di visitatori, c'è anche un problema di eccesso di non eccesso di quantità di offerta, però il dato anche qui, guardiamo il bicchiere racconta il lavoro che fece su Pompei. I musei italiani dopo la riforma che li ha resi autonomi, insomma ha fatto un investimento strutturale di persone, hanno avuto una crescita enorme di numero di visitatori. Bisogna non c'è paese al mondo che ha più visitatori. Noi naturalmente confrontiamo i dati del Louvre con gli Uffizi, ma il Louvre è 11 volte più grande degli Uffizi e gli Uffizi sono già al massimo della possibilità di avere pubblico. Se guardiamo invece il sistema museale italiano complessivo, 4.000 musei tra Stato, Chiesa, Comuni, non c'è nessuno che ha il numero di visitatori che abbiamo noi, sparso per il territorio nazionale, e stanno crescendo di alcuni milioni ogni anno, quindi c'è un grande spazio di crescita, bisogna fare ancora molto per modernizzarli, renderli efficienti, renderli accoglienti. Ma lo spazio c'è. Pompei in fondo è la metafora che se in Italia crediamo nelle cose si può cambiare. Io quando sono arrivato, lo racconto nel libro, quando sono arrivato a fare il ministro, mi pare fosse un venerdì, sono stato accolto da un crollo a Pompei la domenica e uno il lunedì. Pompei era sinonimo di crolli e di scioperi davanti ai cancelli con i turisti sotto il sole in fila.
Abbiamo, dico così plurale perché l'ha fatto il Parlamento, il governo, abbiamo cambiato le regole, cambiato le persone. Adesso Pompei è un punto dove spesi i soldi europei bene in fretta, è diventato un modello di riferimento. Quindi è quella proprio la poi i visitatori cresceranno. Anzi, il problema che ci stiamo ponendo è come organizzare i flussi. Esatto. Perché poi il patrimonio artistico ha una certa fragilità, non puoi avere davanti alla Fontana di Trevi 1.000 persone o 100.000 persone. C'è un numero dopo il quale devi fermarti. Avremo grande crescita e grande crescita dei flussi e andrà governato in modo intelligente. E su questo torno ai miei tabelli Excel. Ci sono modelli in economia che dicono qual è il costo, il numero giusto. Il numero giusto, il ritorno giusto. Bisogna pensare anche un po' a quello, no? Perché l'arte è di tutti, la cultura è di tutti, il territorio è di tutti, però va mantenuta e quindi forse va anche un po' pagata. Non tanto, ma qualcosina bisognerà pensare anche andare in quella direzione lì. Credo io, però io sono una persona d'azienda. È così, naturalmente serve in Italia per la sola tutela del patrimonio culturale serve una cifra molto importante da parte dello Stato e non basta mai perché sono migliaia di chiese. Sì. Penso solo alle chiese danneggiate dal terremoto. Ho l'esigenza di mettere in sicurezza antisismica alle chiese, perché abbiamo visto sono le prime che crollano durante le calamità naturali. Sono migliaia e migliaia, quindi c'è risorse enormi che lo Stato deve mettere in misura sempre crescente, ma anche intervento dei privati. Io penso che un'azienda, non solo una grande azienda, una piccola azienda che restaura la fontana del paese, il campanile del paese, cioè il simbolo dell'identità locale, ne ha un vantaggio anche commerciale, legandosi a un'operazione che gli prova, gli crea la riconoscenza della comunità. Oh, per fare tutto questo, no? Servono anche le competenze, diciamo, servono soprattutto delle competenze. Se parlavamo con Blanciardo, che il numero dei laureati in Italia, questo è un tuo pallino, che Blanciardo conferma, negli ultimi c'è un trend di diminuzione e poi chiaramente anche fisiologico, diciamo, in relazione al calo demografico. Beh, l'investimento in educazione è fondamentale, anche perché il differenziale che c'è purtroppo tra gli adulti, tra persone che hanno un livello di formazione, di cultura, le persone che non l'hanno. Io lo vedo drammaticamente più forte nei giovani. Cioè, tra i ragazzi ci sono quelli che si fanno apprezzare nel mondo, che fanno Erasmus, che sono cervelli straordinari, e quelli che si fermano a un livello di istruzione bassissimo, e quindi è un gap che va colmato assolutamente. Questa è la priorità su tutto. Lei l'ha sentito anche prima, tutte queste esperienze in cui il mondo della cultura si congiunge con il mondo cultura, arte e impresa, no? Abbiamo capito anche ascoltando i partner TV di Abusi che sono sempre più diffuse anche nell'Italia centrale. Sì, certo, c'è uno spazio di crescita enorme. Uno spazio di crescita, questo è enorme. Io ho sempre, i miei interrogativi su come procede la messa a punto del PNR su questo, perché noi abbiamo capito che è una grande opportunità, no Francesco, però ogni volta raccontiamo un po' in tutti i settori che ci sono delle difficoltà, cioè sì, soprattutto le riforme ci sono due piani qua, no? Giusto, cioè le riforme che noi facciamo per ottenere i soldi dall'Europa, perché il PNR è un contratto, no? E poi il tema della messa a terra, dove noi raccontiamo tutti i giorni. No? Le lamentele vengono dagli stessi amministratori. Esatto, locali, esatto. Chiedono aiuto. Molti anche del PD, anzi. Fino ad oggi moltissimo. Le scadenze sono state tutte rispettate. Anche nella messa a terra? Beh, per esempio, le milestone di giugno prevedevano non solo un discorso di riforme, ma anche. Noi abbiamo già assegnato tutte le risorse, i bandi sono già stati. Sono conclusi i percorsi, sono state assegnate. Adesso naturalmente c'è la parte della spesa, di cui preoccupa a me particolarmente il contenzioso, perché il contenzioso rallenta enormemente. Noi abbiamo fatto la seconda linea dei borghi, sono arrivate circa 1.700 domande, hanno vinto 289 borghi. Io immagino che arriveranno ricorsi di chi non ha vinto, quindi naturalmente c'è un problema di conciliare questa volta i tempi rigidissimi del recovery con i temi strutturali nostri. Per fare tutto questo serve un governo. Serve il governo, diciamo. Ora non voglio serve calarla. Un governo operativo. Non voglio calarla perché è stata molta idea. Distratti. Esatto, però la domanda è se il governo continuerà a esserci venerdì. Anche venerdì mattina, già, non diciamo nel lungo periodo.
Ma che devo dire, no, posso, devo venire qui. Io penso che prevarrà il senso di responsabilità. Quello che si trascura, non si può dimenticare. Le maggioranze che governano un paese, normalmente sono maggioranze omogenee, che escono da una vittoria elettorale, dalla scrittura di un programma. Qua la situazione di totale... Qui è un'altra cosa, quando si pretende compattezza questa maggioranza, ci sono troppe differenze. È una maggioranza d'emergenza, quindi è naturale che ci siano degli spazi in cui i singoli partiti si prendono visibilità o si distinguono. Però tutto questo va ricondotto in non far affondare la nave. Quindi spero che lo spirito delle prossime ore sia questo. Gli posso fare una domanda? Gliela faccio generica perché non... Io preferivo parlare di Borghi. Però. C'era una clausola di non toccare questi... Però è inevitabile. Secondo lei, diciamo, il pericolo per la stabilità in queste ore viene più dal centrodestra o dal Movimento 5 Stelle? Perché sono entrambi effervescenti. Non sono così distinte le cose. Io penso così, poi chiudiamo. Penso, insomma, con qualche fondamento, che la destra stia facendo un ragionamento un po' freddo e un po' cinico. Cioè, ci conviene andare a votare prima di un autunno complicato, ci conviene andare a votare dando la colpa ai 5 Stelle, ci conviene farlo perché questo impedirà di fatto l'alleanza tra PD e 5 Stelle, quindi si indeboliscono gli avversari, il governo cade per colpa loro, andiamo alle elezioni e le vinciamo. Penso che stiano facendo questo ragionamento freddo, un po' cinico, ma che ha qualche margine di fondamento. E quindi sarebbe l'ottimo motivo perché non gli venga data sponda, soprattutto dai 5 Stelle al Presidente Conte. Possiamo escludere che si voti a ottobre? Sì, comunque, qualunque cosa succede giovedì, che ci sia la stabilità. Perché non ho nessun titolo per rispondere a questa domanda. Io posso dire, spero assolutamente che non ci sia questo problema. Quanto è importante per le imprese la stabilità in questo momento? È una domanda seria questa o è a risposta scontata? Esatto. Ma non solo in questo momento, cioè... Inevitabile la stabilità per chi fa business, poi in un mondo come quello di adesso, dove siamo usciti da una pandemia per entrare in guerra, anche se non ci siamo come paese, però caspita. Più volte anche in questi adesso noi siamo io ne parlavo proprio ad un altro evento organizzato dal vostro giornale, la nostra generazione, quindi chi adesso ha intorno ai 50 anni, è cresciuta in un mondo di bassa aleatorietà. E quindi uno faceva il suo budget e poi forzosamente cercava di piegare la realtà ad allinearsi al budget, perché poi alla fine chi fa il gestore fa queste cose. Io credo che dovremmo imparare a gestire l'aleatorietà avendo un range di aspettative molto più ampio nei prossimi anni. Un minimo di stabilità, almeno dalla parte politica, visto che già le complessità ci sono in tutto il resto del mondo, potrebbe essere è un utile, dovere, diciamola così. È un dovere in generale. Poi in particolare noi abbiamo una legge di bilancio da fare. Rispettare le scadenze del recovery al 31 dicembre. Abbiamo la coda della pandemia che, come vediamo, è tutto tranne che semplice. Anzi, abbiamo la guerra. L'inflazione. La perdita di potere d'acquisto dei salari, cioè di fronte a questo una crisi, andiamo a votare anticipatamente. Sarebbe un costo enorme per il paese. Ci dovrebbero correre dietro gli italiani. Con i forconi. Con i bastoni o forconi. Esattamente, sarebbe un costo enorme, diciamo, esattamente. Per i forconi ci vogliono degli agricoltori. Invitiamo il ministro alla Notte Bianca? Sicuramente. Questa iniziativa, raccontiamo di questa iniziativa Insieme per la Cultura, vai. Vai tu. Che è un progetto che nel bellissimo vostro grattacielo milanese ospitate, giusto? Sì. E ospitate un'opera di un museo. Sì, allora non si può ancora darlo per scontato, anche se speriamo. Ma è tua l'idea? No, allora, devo dire la verità, che l'idea è collegata al discorso della Carrara, dell'Accademia Carrara di Bergamo. Noi siamo in questo palazzo bellissimo a Milano, bellissimo anche questo qua a Roma, ma quello di Milano è particolarmente interessante perché è una via di mezzo, per chi lo conosce sa che ha questa curvatura, e molti non sanno che la curvatura è stata ispirata dalla Pietà Rondanini. Quindi l'architetto Libeskind ha fatto questa cosa, questo ponte fra la modernità e il passato, e quindi noi abbiamo sentito sempre molto forte l'idea di fare dei collegamenti fra la tradizione e il futuro. Con Accademia Carrara,
come dicevo prima, come diceva anche prima Chiara Carotenuto, abbiamo fatto questa partnership. Come pezzo di questa partnership, come di cui di questa partnership, ospiteremo un'opera importante presso i nostri uffici di Milano, e saranno due, tre, forse di più weekend nei quali chiunque, la popolazione, potrà venire a visitare questa quest'opera importante, in un contesto particolarmente, come dire, strano per i precedenti. Quindi ci sarà il parco di City Life di Milano, la torre con la sua modernità e quest'opera che, non farmi dire troppo, questo tipo di idee sarà una cosa nuova. Bella, questo tipo di idee non è la prima volta che l'ascolto. Cioè, sono idee che comunque, quando si parla di pubblico privato, non c'è solo lo strumento della donazione, della sponsorizzazione. Esatto, c'è anche l'iniziativa diretta e quindi tutto ciò che fa cultura. Sono replicabili, diciamo, questo tipo di idee, danno l'idea anche di un valore culturale, credo, no? Dell'impresa, perché poi anche lei nel suo libro parla, perché poi alla fine anche questo, adesso che abbiamo appurato che con la cultura si mangia, diciamo, cioè che serve per il rilancio del paese, lei fa anche tutto un discorso su quanto è importante anche per lo sviluppo della cittadinanza, no? E per il rafforzamento dei valori di una comunità, cioè tutto un passaggio del libro, giusto? Giusto. Conosci la conoscenza è requisito anche per tutti i mali di questo tempo, nascono dalla mancanza di conoscenza reciproca tra popoli, tra stati, quindi veramente una... E quindi la conoscenza di un po' della sua storia, delle sue tradizioni, delle sue cose. Francesco. No, volevo tornare sulla questione del Ministero del No, che abbiamo attribuito, diciamo, questa addizione al Ministero dell'Economia, no? Almeno in passato. Però proprio qui a Pricewaterhouse ci sono stati diversi interlocutori che ci hanno ricordato come chi vuole fare un investimento, siamo in una fase di transizione ecologica, chi vuole fare un investimento forte sulle rinnovabili spesso si trova la sovrintendenza che gli dice di no. Ecco, qual è l'equilibrio giusto fra la tutela giustissima del paesaggio, che c'è anche in Costituzione, e, diciamo, il consumo di suolo a fini positivi, no? Costruire una centrale fotovoltaica, pale eoliche e quant'altro. Abbiamo appena cambiato molte regole che hanno semplificato una serie di aree che si chiamano aree con termini, sono quelle vicine alle aree vincolate e non richiedono più il permesso delle sovrintendenze. Abbiamo velocizzato le procedure. Però, come sempre in Italia, nel paese dei guelfi e ghibellini, non si può passare da un estremo all'altro. Cioè, bisogna trovare l'equilibrio, come hai detto tu, tra tutela del paesaggio, che è un valore, oltre che costituzionale, un valore economico anche, e l'esigenza di investire in energie rinnovabili. Queste, quindi, noi dobbiamo cambiare le regole. L'applicazione viene fatta dai livelli territoriali, dalle sovrintendenze, però anche da questo punto di vista vorrei sgombrare questo meccanismo di semplificazione. Le sovrintendenze sono fonte dei problemi. A parte che i numeri dicono che non è così, ma se anche ci fossero degli intoppi, che sicuramente ci sono, io rispondo, ci sono sovrintendenti che fanno bene, sovrintendenti che fanno meno bene, come tra i giornalisti, tra i medici, tra gli avvocati. Ma se un medico fa male non propone di chiudere l'ospedale, se un giornalista scrive una sciocchezza non propone di chiudere i giornali. Quindi le sovrintendenze vanno tutelate, perché hanno salvato il paesaggio italiano, hanno salvato i centri storici in anni in cui non stava scritto da nessuna parte che sarebbero stati salvati. Bene, Ministro, grazie. Io la ringrazio, tornerà a trovarci, sì? Tornerò. Oh, quindi significa che comunque un governo ci sarà. Io vi ringrazio e auguro a tutti, diciamo, buona estate e buone vacanze. In arrivo anche il caldo record in questo weekend di 10 gradi, quindi noi ci fermiamo con questi appuntamenti, però torneremo a settembre, perché Italia 2022 prosegue con altri appuntamenti. Grazie a tutti e a presto. Arrivederci. Grazie.